tramandare i valori della resistenza, della Costituzione, dell'antifascismo ci permetterà di non commettere più gli errori commessi nel passato. Noi ANPI siamo i testimoni attivi di questi valori e per questo li tramandiamo di generazione in generazione. Un saluto ai ragazzi delle scuole di Fiorano, con cui auguro un saluto, libertà e pace a parte di tante corti. Oggi celebriamo la festa della liberazione perché 76 anni fa il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia proclamava l'insurrezione generale a Milano. Quel 25 aprile 1945 però Fiorano era già libera da 3 giorni. Qui il momento decisivo arriva il 22 aprile. È domenica e in tutta la provincia di Modena i partigiani si preparano per l'ultimo atto della guerra. Vogliono allontanare i tedeschi e neutralizzare i fascisti prima che le forze anglo-americane si aprano la strada con bombardamenti a tappeto sulla città e sui paesi della provincia. A Fiorano i tedeschi occupano ancora diverse ville e i partigiani sono determinati ad attaccare questi presidi. Così, tra Nirano e Spezzano cominciano diversi combattimenti e scontri che si concludono con la ritirata delle forze tedesche. In quel giorno però trovano la morte 2 partigiani, Giuseppe Russo, ucciso a Villa Rossi, ed Ezio Gibellini, che morirà all'ospedale di Castelnuovo Rangone per le ferite riportate negli scontri. Di lì a poco i partigiani e le truppe brasiliane, alleate degli angloamericani, passano lungo via statale senza incontrare opposizioni. Fiorano è finalmente libera e comincia una nuova fase della sua storia, come di quella d'Italia. È la fase della ricostruzione, nella quale si procede anche con la scrittura della Costituzione. Da 4 anni, nelle classi quinte delle primarie di Fiorano Modenese, portiamo un progetto di educazione alla cittadinanza con Arci Modena, la sezione fioranese di ANPI e il Comune di Fiorano. L'attività didattica si concentra in particolare su alcuni articoli della Costituzione di cui proviamo a raccontare le radici storiche. E lo facciamo portando agli studenti elementi di conoscenza storica relativi agli anni che vanno dagli anni 20 agli anni 40 del Novecento, quindi la dittatura fascista, la Seconda Guerra Mondiale, la Resistenza, fino al 1948 quando entra in vigore la Costituzione. Lo facciamo in 2 incontri. Nel corso del primo, che di solito si tiene in classe, raccontiamo ai bambini che cosa vivevano i bambini dell'epoca, nella scuola, nella vita familiare, nel tempo libero, e lo facciamo portando anche memorie, testimonianze. Nel corso del secondo incontro, che di solito si svolge per le vie del paese, portiamo invece i bambini a conoscere le declinazioni locali di alcuni fenomeni storici utili a capire temi come la violenza, la dittatura, la discriminazione, in particolare quella razziale, ma non solo. E facciamo tutto cercando di portare avanti la nostra attività in modo molto interattivo, cercando di insegnare agli studenti a leggere il territorio, cercando soprattutto di farli sempre molto ragionare. Quest'anno i limiti imposti dalla pandemia non ci hanno fermato, perché siamo partiti attrezzati con percorsi digitali e quindi anche nel momento in cui l'attività si è spostata ed è diventata un'attività a distanza, siamo riusciti a portare avanti e a termine il progetto per tutte e 7 le classi. Al termine abbiamo chiesto agli studenti di scrivere le loro impressioni, le loro osservazioni e soprattutto di porre delle domande al sindaco, con la promessa che gliele avremmo appunto portate per farci dare delle risposte.
Quest'anno, nel progetto Dai margini alla storia, cittadini responsabili, abbiamo discusso insieme alle classi quinte delle scuole primarie alcuni articoli della Costituzione. Dopo gli incontri, i bambini hanno scritto una serie di considerazioni e di domande. Sono talmente tante che ci vorrebbero giorni per rispondere a tutto. Noi le lasciamo tutte al sindaco e ne abbiamo scelte alcune per la giornata di oggi. Partiremo dall'articolo 11, che ha scatenato parecchio dibattito. Emergono una condanna generale della guerra di aggressione e la consapevolezza che la guerra non risolve le controversie, anzi potrebbe anche aggravare delle situazioni che portano già dei problemi, soprattutto per i più deboli. Questa riflessione deriva dalla conoscenza degli orrori che sono stati commessi in passato e che gli studenti hanno esplorato anche con una visita sul territorio di Fiorano e che hanno detto di voler estendere possibilmente anche ad altri territori che portano tracce significative dei conflitti mondiali, per esempio nel nord-est italiano. Il fatto che la Costituzione comprenda l'articolo 11 rende felici i bambini perché c'è questa forma di tutela della pace. Qualcuno, pur essendo contrario alla guerra di aggressione, è d'accordo con la guerra difensiva, però. E la prima domanda che viene da tutte le quinte delle Ferrari, dalla quinta A e dalla quinta B della Guidotti e dalla quinta A della Menotti è: che cosa ne pensa lei della guerra? Un buon capo di governo, secondo lei, la farebbe? Ci sono delle guerre giuste, per esempio quelle difensive o quelle che vengono fatte per fermare una guerra in corso? La domanda richiederebbe molto tempo, ma l'articolo 11 della Costituzione non rifiuta soltanto la guerra di aggressione, ma dice testualmente rifiuta la guerra come strumento per risolvere le questioni internazionali. E devo dire un fatto abbastanza significativo, questa frase, il rifiuto della guerra per risolvere le questioni, le controversie internazionali, era già stata usata pari pari 20 anni prima della nascita della Costituzione, nel 28, nel patto Briand-Kellogg, dove 15 nazioni europee e mondiali scrivono esattamente questa cosa. Neanche cinque anni dopo, il nazismo prende il potere in Germania e scatena successivamente la peggiore guerra, che è una delle peggiori che la storia dell'uomo ha conosciuto. Quindi bisogna essere davvero convinti di queste cose. La guerra difensiva è anche secondo me ammissibile, però bisogna essere sicuri che prima si sia fatto di tutto proprio per evitare di dover ricorrere alla guerra come strumento estremo. E questo nella storia gli uomini non hanno sempre fatto. Dico un'ultima cosa che può interessare anche i ragazzi. Proprio la settimana scorsa il sindaco di un comune di Treviso, il comune di Borso del Grappa, è un comune ai piedi del Monte Grappa, dove purtroppo si è consumata una battaglia terribile con molte perdite dei soldati, soprattutto italiani, e ci comunica che tra i soldati sepolti nel loro cimitero di guerra vi è un ragazzo fioranese che dalla data di nascita è morto, lui è morto a seguito di ferimento in battaglia esattamente a 18 anni e mezzo. Quindi pensare che uno dei nostri ragazzi venga mandato al fronte per ammazzare e farsi ammazzare in questo modo è una cosa, credo, che dovrebbe suscitare l'indignazione di tutti e soprattutto dei capi di Stato. Io ho sempre pensato, e chiudo, che le guerre dovrebbero combatterle coloro che le dichiarano, e a questo punto nella storia ce ne sarebbero state meno. Poi una domanda che viene dalla quinta C delle scuole Ferrari: se lei vedesse una rissa, la fermerebbe lei o lascerebbe fare alle forze dell'ordine? Guardate, è sempre consigliabile chiamare le forze dell'ordine, poi nel frattempo uno deve valutare quello che può fare, perché bisogna stare attenti a non peggiorare la situazione. Se c'è la possibilità di essere dei paceri e dividere, anche a livello fisico intendo come possibilità, questo va fatto, però le forze dell'ordine andrebbero sempre chiamate. Tutti i nostri studenti sono d'accordo con l'articolo 1, sia per quanto riguarda la democrazia, sia nel considerare il lavoro come fondamento. La quinta A delle Ferrari, la quinta A delle Menotti, la quinta B delle Guidotti, in particolare le chiedono che cosa ne pensa lei dell'articolo 1 e se viene rispettato nella parte che riguarda la democrazia.
L'articolo 1, è quasi banale dirlo, è fondamentale perché indica che lo Stato italiano è una repubblica democratica, è una democrazia e fondata sul lavoro, che è il diritto fondamentale, se non altro per assicurare, oltre alla sopravvivenza anche fisica, il rispetto della dignità di ogni persona. Che l'articolo 1 sia rispettato, l'articolo 1, proprio perché enuncia dei principi molto alti, come quello della democrazia, non sarà mai pienamente applicato, come altri articoli della Costituzione. Perché se la democrazia indica una uguaglianza reale tra i cittadini, questo rimane sempre al di là dei risultati concreti che possiamo raggiungere, e cioè noi non possiamo dire abbiamo realizzato la Costituzione, nel senso che ci sarà sempre la possibilità di realizzarla meglio, e mai come in questo periodo forse anche la riflessione sul concetto di democrazia vede a volte delle posizioni che non sono pienamente in linea con la Costituzione. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, ma parecchi notano come ci siano problemi di disparità. E non solo, ma in particolare in questo periodo di pandemia si fa fatica a lavorare e a trovare lavoro. Quindi la quinta A delle Menotti e la quinta B delle Guidotti vorrebbero sapere perché ci sono tante persone che non lavorano e se è possibile fare in modo che invece tutti lavorino in un periodo come questo, in particolare come si può aiutare chi è rimasto senza lavoro. Allora partiamo dalla fine. I comuni hanno il compito, attraverso i servizi sociali, proprio perché hanno la conoscenza del territorio e sono l'ultimo anello, partendo dallo Stato centrale, no, di rapporto con i cittadini, hanno il compito di far sì che sostanzialmente a nessuna famiglia manchi quello che è il necessario, l'essenziale per vivere, in particolare alle famiglie che hanno perso il lavoro. La pandemia ha accelerato questa situazione, il lavoro è una cosa fondamentale, credo che dovrebbe essere l'impegno maggiore della politica, ma interpella anche ciascuno di noi, in quanto specialmente in certi periodi l'occupazione piena, il lavoro per tutti, è purtroppo una utopia. E mentre una volta si parlava di redistribuire le ricchezze per far sì che ognuno avesse da vivere, credo che la grande sfida di oggi sia la redistribuzione del lavoro, proprio perché il lavoro non serve solo per mantenersi, diciamo, a livello materiale, ma è proprio per far sì che l'uomo realizzi la propria dignità. Un uomo che non lavora è la peggiore situazione che possiamo trovare. Ridistribuire il lavoro vuol dire che anche ciascuno di noi potrebbe e dovrebbe rinunciare, se non vi è il lavoro per tutti, rinunciare ad una parte del proprio lavoro e quindi anche del proprio reddito, per far sì che si allarghi la platea di coloro che il lavoro ce l'hanno. Pensando alla declinazione locale della democrazia, da quasi tutte le classi sono venute delle curiosità rispetto al modo in cui lei dal 2014 fa il sindaco di Fiorano. E in particolare dalla quinta C delle Ferrari le chiedono se anche lei deve rispettare le regole e come fa a garantire che tutti i cittadini abbiano riconosciuti i diritti e rispettino i doveri. Allora, intanto un sindaco, come qualsiasi persona con cariche pubbliche, è un normale cittadino e quindi è sottoposto in modo identico, proprio per il concetto di democrazia, alle regole come tutti gli altri cittadini. Non solo, chi ha responsabilità pubbliche e quindi ha il compito di far rispettare le regole dovrebbe avere un compito e anche un motivo in più per rispettarle, che è quello di dare l'esempio, perché io non posso pretendere o sanzionare, punire i cittadini che non rispettano le regole, poi essere io il primo a non rispettarle, questo certamente. Poi una curiosità che viene dalla quinta A e dalla quinta C delle Ferrari, ma anche dalla quinta A delle Guidotti, e cioè se sia difficile fare il sindaco accontentando tutti i cittadini e addirittura se le rimane il tempo per dormire con tutte queste cose da fare. Allora, il compito di un sindaco non è quello di accontentare tutti i cittadini, tanto per intenderci. Intanto perché questo è impossibile, ma è impossibile perché a volte accontentare un cittadino potrebbe significare ledere dei diritti di un altro. Il compito del sindaco, come di ogni rappresentante della politica, è quello di garantire il bene comune. E il bene comune vuol dire
che nessuno sia privato dei diritti fondamentali che la Costituzione sancisce. Nel fare questo è inevitabile, alcuni sono più contenti, ma qualcuno potrebbe anche non essere contento. L'importante è poter dire che le scelte, anche amministrative, che si fanno sono ispirate a un principio di uguaglianza tra i cittadini e per garantire i diritti di ciascuno, ma anche che ciascuno faccia il proprio dovere. E quando parliamo di doveri, questo è ovvio, a volte qualcuno può anche non essere pienamente contento. Non so se c'era... Ah, quella del dormire! Ovviamente, allora il compito del sindaco è certamente molto impegnativo, come anche tante altre funzioni. Dormire, bisogna dormire e darsi il tempo per farlo, anche se a volte si finisce a sera tardi il lavoro. La cosa più grave non è tanto il tempo per dormire, ma è quando, pur andando a dormire, le preoccupazioni ti disturbano il sonno. Qualche volta questo capita. Bisogna evitarlo, perché per poter affrontare alla mattina i nuovi impegni bisogna essere riposati. Bene, poi c'è un altro articolo molto importante, che è l'articolo 34, quello che sostiene il diritto allo studio, e ha colpito molto gli studenti, che dalla quinta B delle Ferrari, dalla quinta A e dalla quinta C delle Guidotti e anche dalla quinta A delle Menotti si chiedono: può essere migliorato questo articolo e come? Ad esempio, perché i libri alle scuole superiori non sono gratuiti? Allora, questo articolo, il diritto allo studio, è uno dei diritti e degli articoli della Costituzione che attendono ancora di essere pienamente realizzati, probabilmente non lo saranno mai. Purtroppo prendiamo atto del fatto che, e ci ribelliamo a questo fatto, ma non è così semplice, che la dispersione scolastica, ad esempio, sta aumentando. Il fatto che ragazzi che iniziano le scuole, mi riferisco a quelli superiori soprattutto, non concludano il ciclo di studi. Questo è un diritto fondamentale. Il comune nel suo piccolo cerca di fare quello che può, tanto è vero, stanziando anche ogni anno 20.000 euro per le borse di studio. I libri gratuiti, il fatto dei libri gratuiti alle superiori, i libri sono gratuiti per la scuola, per le elementari, eccetera. Esistono delle possibilità per le superiori di avere dei contributi da parte della regione, le famiglie che non superano un certo reddito. Dopodiché, io non voglio assolutamente che sul nostro territorio qualche ragazzo non vada a scuola perché la famiglia non ha i soldi per comprare i libri, nel senso che i servizi sociali del comune ci sono anche proprio per occuparsi di queste cose. È chiaro che la spesa non è solo quella dei libri, perché se penso in modo particolare all'università, è una cosa bruttissima che qualche giovane che vorrebbe continuare gli studi dopo le superiori non possa farlo per le condizioni economiche della famiglia. Ed è qui che appunto lo Stato, in tutte le sue forme, compreso il Comune, dovrebbe, proprio per rispettare la Costituzione, garantire la possibilità di studiare, ovviamente per gli studenti meritevoli, cioè che facciano con responsabilità questo loro compito. E poi, nel nostro Comune, quanti studenti frequentano le scuole? E ci sono ragazzi che ricevono borse di studio? C'è già stata la risposta in parte. Borse di studio, sì, se non erro, da qualche anno il comune stanzia ogni anno circa 20.000 euro, che corrisponde a una trentina di borse di studio, 10 per gli studenti universitari e una ventina per gli studenti delle scuole superiori. E la graduatoria per assegnare le borse di studio viene stabilita mettendo insieme i due criteri delle condizioni economiche della famiglia, ma anche del merito, nel senso che uno studente ovviamente deve dimostrare di essersi impegnato, di aver fatto il proprio dovere. Per quanto riguarda i numeri, bisogna che ve li leggo. In totale, dalla prima elementare alla fine delle superiori a Fiorano, i ragazzi che vanno a scuola sono 2.000,
e 350. Alle elementari sono 835, alle medie 562, 952 alle superiori. 2350 su una popolazione di 17.000 abitanti. Poi la riflessione degli studenti si è allargata anche alla Costituzione in generale, che alcuni sperano di poter studiare anche il prossimo anno alla scuola media. La quinta A e la quinta B delle Ferrari, la quinta A e la quinta B delle Guidotti si chiedono se la Costituzione le piace e va bene com'è, o se andrebbe migliorata e in quali parti. Allora, la nostra Costituzione è in tutto il mondo ritenuta una Costituzione di alto livello e non a caso diversi altri stati si sono ispirati nel dopoguerra alla Costituzione italiana. Noi dobbiamo distinguere tra la prima parte della Costituzione che indica i principi fondamentali e questi sono principi eterni, questi non vanno modificati. Altra cosa è quando la Costituzione indica gli strumenti istituzionali per far funzionare lo Stato. Mi riferisco ad esempio al fatto che il Parlamento italiano sia composto da due Camere esattamente con identici poteri, no? Un bicameralismo perfetto, come si suol dire. Questo, a mio giudizio, è uno degli aspetti che può essere oggi, nella situazione di oggi in cui il tempo anche nelle decisioni legislative ha una parte importante, è un aspetto che potrebbe essere superato e anzi credo senz'altro dovrebbe essere modificato, e tra l'altro dal 48 ad oggi gli interventi di modifiche ne sono stati fatti in questo ambito, non però sui principi fondamentali. I principi fondamentali sono quelli e devono rimanere assolutamente quelli. Sarebbe tra l'altro un tradire la democrazia se andassimo a togliere anche uno solo dei principi ispiratori della nostra Costituzione. Poi una domanda che viene dalla quinta C delle Ferrari, dalla quinta A delle Menotti, dalla quinta A e dalla quinta C delle Guidotti. Perché molti non rispettano la Costituzione? E durante la pandemia è stata rispettata la Costituzione? Il problema sta nella natura dell'uomo, nel senso che sarebbe un paradiso il mondo se non ci fosse la possibilità in ciascuno di noi di far prevalere a volte quelli che sono le componenti o le tentazioni egoistiche e individualistiche, perché poi alla fine il problema è quello. E questo per quanto riguarda le singole persone. Poi ovviamente esistono anche dei movimenti o delle ideologie anche organizzate che non condividono la Costituzione, i principi della Costituzione, e da qui l'importanza, io dico sempre, appunto, della scuola e della educazione, proprio perché fin da piccoli, no, i cittadini devono nutrirsi di questi principi proprio per evitare delle sciagure che nella storia sono avvenute, perché poi, per parlare chiaro, questo è un dato incontestabile, quando la storia ha conosciuto delle sciagure è perché i governanti e, ahimè, purtroppo a volte anche la maggioranza del popolo ha seguito delle idee che sono diverse da quelle della nostra Costituzione. Questo. Poi moltissimi, un po' da tutte le classi, hanno la curiosità di sapere quale sia il suo articolo preferito o quello che giudica più importante e perché. La domanda è abbastanza semplice. L'articolo mio preferito è l'articolo 3 della Costituzione, che è quello che stabilisce i principi fondamentali della democrazia, quello dell'uguaglianza, e lo coniuga anche con quello della libertà, quando dice che lo Stato... Perché si fa presto a dire siamo tutti uguali, poi in realtà l'uguaglianza non esiste e non esisterà mai. E l'articolo 3 della Costituzione dice anche che lo Stato ha il compito di rimuovere, quindi di togliere, quegli ostacoli che, al di là di quello che si dichiara, a livello pratico ostacolano una vera libertà da parte dei cittadini. Facevamo l'esempio prima: se una famiglia è povera e non è in grado di far studiare i propri figli, lì l'uguaglianza ovviamente non esiste, per cui lo Stato ha il compito di rimuovere gli ostacoli che in modo concreto impediscono la piena realizzazione della persona umana. Questo credo sia l'articolo
fondamentale proprio perché da lì dipendono tutti gli altri. D'altra parte la democrazia si basa sui tre principi della uguaglianza, della libertà e della fraternità, come già la Costituzione italiana, la Rivoluzione francese, scusate, aveva indicato. Si è parlato molto sempre del principio dell'uguaglianza e della libertà, meno di quello della fraternità, mentre se noi ponessimo l'accento su questo, anche gli altri due automaticamente vengono più applicati. Anche per gli studenti l'articolo 3 è il preferito. Mi fa piacere. E pensano che sia ingiusto considerare qualcuno inferiore, privarlo dei diritti, però credono anche che questo capiti ancora. Alcuni dicono che non dovrebbe neanche esserci bisogno di un articolo del genere, però visto come vanno le cose, bene che ci sia. E in particolare dalla quinta A delle Ferrari, dalla quinta A e dalla quinta B delle Guidotti vorrebbero sapere se a Fiorano sono considerati tutti uguali, anche se sono diversi tra di loro. Questo andrebbe chiesto ai singoli cittadini, ai 17.000 cittadini fioranesi. A livello del comune, cioè dell'istituzione, è chiaro che noi dobbiamo considerare tutti uguali le persone, e ho detto anche prima che il garantire questo, o cercare di garantire una uguaglianza davanti ai diritti e ai doveri, può anche scontentare qualcuno. Se la domanda intende se ci sia qualche fioranese che non considera gli altri uguali, questo va chiesto ai fioranesi. Purtroppo questo è un tema anche molto complesso, dove al di là poi delle parole effettivamente ciascuno di noi fa fatica a considerare ogni altro cittadino esattamente uguale a sé nei diritti e nei doveri. Questo lo dico perché si fa presto a semplificare e a dire va bene l'uguaglianza, siamo tutti d'accordo sulla Costituzione, ma se ognuno di noi fa un esame di coscienza profondo, qui troviamo un po' di problemi, nel senso che ciascuno di noi deve veramente confrontarsi con questo principio nel considerare gli altri, ogni altra persona, indipendentemente, lo dice l'articolo 3 della Costituzione, indipendentemente dalla razza, dal colore, dal sesso, dalla religione, dalla condizione socio-economica, eccetera, come uguale. Uguale non vuol dire che non esistano delle differenze, perché ognuno di noi è diverso dall'altro e la diversità è un valore. L'uguaglianza consiste nell'essere uguali nei diritti e nei doveri. E qui c'è molto da lavorare ancora. Appunto, dalla quinta C delle Ferrari, dalla quinta A delle Menotti e dalla quinta B delle Guidotti si chiedono come fare per applicare e far rispettare l'articolo 3, contrastando quindi le disuguaglianze. La cosa fondamentale è partire dalla educazione, proprio perché un articolo di questo tipo verrà davvero applicato nel momento in cui ogni componente di uno Stato, tutti i cittadini, tutte le persone avranno davvero questa convinzione, o comunque, al di là delle cadute che ciascuno può fare, crede e lo vede e lo mette come obiettivo nella propria vita. E quindi l'educazione per me, come abbiamo detto prima, è fondamentale ed è importantissima la scuola. Questo è il motivo per cui anche l'amministrazione comunale di Fiorano investe molto, confrontando anche con quella che è la media di spesa dei comuni italiani, il comune di Fiorano si distingue per un grosso investimento nella scuola, no? Soprattutto in progetti di qualificazione. Proprio perché se una persona cresce nutrendosi di questi principi, allora noi avremo dei cittadini, avremo del senso civico e tanti problemi un domani non ci saranno. Se ognuno di noi non cresce convinto di questi principi, lo Stato non sarà in grado, potrà ricorrere alla forza. È chiaro che nel momento in cui ci siano cose eclatanti, esiste la giustizia e le forze dell'ordine per far rispettare la Costituzione, ma a quel punto è già tardi, i buoi sono scappati dalla stalla. Bisogna partire appunto nel lavorare sulle coscienze, e la scuola qui ha un ruolo fondamentale, per cui
mi rallegro per questa iniziativa e di queste iniziative nelle scuole appunto ce ne vorrebbero. Ultima domanda, che viene in particolare dalla quinta C delle Ferrari e dalla quinta B delle Guidotti. Sono curiosa di sapere se le è capitato di assistere a un episodio di razzismo e che cosa ne pensa. Qui localmente non mi è mai capitato di assistere ad episodi espliciti di razzismo, episodi, quindi fatti. Mi è capitato tante volte nelle parole di sentire delle affermazioni che sono imputabili decisamente al razzismo. Una cosa che si nota, che ho notato, è che molti dicono, fanno una premessa, io non sono razzista, però, e ovviamente le parole che seguono indicano chiaramente che invece non siamo a posto del tutto, cioè che un germe di razzismo c'è, e d'altra parte non direbbero il però, perché se dico non sono razzista però vuol dire che vado a contraddire quello che ho appena affermato. Questo purtroppo c'è, e quindi a volte, per fortuna non in tanti, io credo che Fiorano è un paese da questo punto di vista anche fortunato, dove l'integrazione, anche perché è un paese che si è formato dalla immigrazione prima nazionale, poi estera da tanto tempo. Voi sapete che Fiorano nel 1960 aveva 5.000 abitanti, 10 anni dopo ne aveva esattamente il doppio. E noi siamo uno dei pochi comuni con la presenza di cittadini provenienti da quasi la totalità delle province italiane. Credo che soltanto 3 province non siano rappresentate tra la nostra cittadinanza, oltre a provenienza da decine di stati africani, di stati esteri. Un paese come questo sarebbe strano che non avesse una certa abitudine appunto al confronto con anche persone provenienti da zone diverse, e devo dire che a Fiorano esiste una certa coesione sociale, esiste un buon livello di integrazione che ovviamente può sempre aumentare, però partiamo da una base e da una storia positiva. Grazie. Grazie. Grazie a voi.